La malattia di Parkinson ha i suoi esordi dovuto alla maggiore sensibilità di un piccolo gruppo di neuroni del cervello, che si chiamano neuroni che rilasciano la dopamina, quindi dopaminergici, che vengono selezionatamente a morte dovuto alla progressione della malattia. Bene, essendo questi neuroni localizzati in un punto preciso, essendo un numero veramente minore di neuroni del cervello, c'è un fortissimo razionale per cui un trapianto di neuroni simili possa recuperare la malattia. Proprio per questo noi pensiamo che il Parkinson è particolarmente adatto a una cura con cellule staminali che possono dare origine a neuroni dopaminergici veramente funzionanti. Le cellule staminali sono la risorsa che noi abbiamo per generare dei neuroni dopaminergici che possono veramente funzionare dopo trapianto. E ovviamente dobbiamo istruire le cellule staminali a diventare neuroni dopaminergici, e questa istruzione, questo insegnamento alla staminale, che in generale può fare tutto e noi vogliamo che faccia solo neuroni dopaminergici, è un grande lavoro che ancora non è terminato. Quindi ci sono ancora tante ricerche che dobbiamo fare per capire come far sì che queste staminali facciano solo i neuroni che ci interessano a noi per la cura del Parkinson. La ricerca negli ultimi 5 anni è stata senza soste e sono stati raggiunti degli obiettivi importantissimi. Perché adesso noi abbiamo la strategia per fare questo, ovviamente però dobbiamo partire da cellule staminali umane, e questo rende le cose più difficili, se proprio anche in Italia. E proprio per questo noi abbiamo messo in piedi in laboratorio una nuova tecnologia che ci permette addirittura di partire non più da cellule staminali, ma addirittura dai fibroblasti umani del paziente stesso o di un donatore compatibile, per generare dei neuroni dopaminergici. Questa è una nuova tecnica genetica basata sulle nostre ultime conoscenze della biologia di base del differenziamento dei neuroni, che ci permette di convertire una cellula totalmente periferica, che non è nel nostro cervello, quindi un fibroblasto, una cellula della pelle, in un neurone che può funzionare e a rilasciare dopamina. Quello che noi abbiamo fatto è questo passo, cioè non partiamo più neanche da una cellula staminale, prendiamo una cellula adulta somatica di uno del nostro organo e la trasformiamo, noi la chiamiamo conversione diretta, trasformiamo l'identità di una cellula in neurone, e questa è grazie alla potenza dei fattori trascrizionali dello sviluppo che avvengono durante lo sviluppo del cervello, che ci ha permesso di capire quali sono i meccanismi che permettono questa conversione in neuroni. L'adattiamo a una cellula adulta, e la cellula adulta è ancora sensibile a queste istruzioni e quindi può diventare un neurone dopaminergico. Questo l'abbiamo dimostrato in neuroni di modelli animali, quindi in topo, in ratti, in roditori, e lo stiamo adesso cercando di dimostrare nell'uomo, ma sembra che abbiamo delle buone speranze che ciò sia anche con cellule umane. E la ricerca italiana ha subito veramente un grosso ritardo dovuto al fatto che non ha potuto subito lavorare con alcuni tipi di cellule, perché ovviamente la difficoltà grossa è la traslazione dei dati dai modelli animali all'uomo, e cambiano molte cose. Noi abbiamo il bisogno di avere accesso a lavorare con cellule umane, e questo protocollo ci dà la possibilità di poter lavorare da fibroblasti umani e poter dimostrare questa acquisizione di un neurone dopaminergico dalla trasformazione di un fibroblasto umano. Quindi questo è ovviamente molto più facile e ci permette di superare tutto il problema che è stato legato all'uso di cellule staminali umane. È ovvio che anche questo oggi è meno importante, perché c'è stato lo sviluppo di una nuova sorgente di staminali, che sono le staminali pluripotenti riprogrammate, le IPS, che ovviamente permette anche adesso ai ricercatori italiani di poter lavorare con cellule staminali umane senza dover avere la necessità di usare cellule staminali embrionali, che ovviamente è stato il grande limite che noi ricercatori abbiamo avuto, sicuramente ci ha limitato moltissimo o ritardato in questo tipo di studi.